tutti! Oggi un video specialissimo! Perché specialissimo? Primo perché non ho mai fatto un video del genere su questo canale, ma non vedevo l'ora. E secondo, non vedevo l'ora per un'altra ragione. Adesso con gli effetti speciali degni della Marvel che mi spiccia a casa, ospite d'onore, Sirio Mega! E l'ho ammazzato! Aspetta! Ecco, a Marvel, cioè, gli Avengers proprio, eh! Ma che ne sapete? Perché c'era il rischio che mi si tranciasse una gamba sul tavolo. E via, pronto soccorso! Ma è andata bene, tutto a posto. Sono stata brava, eh? No, io, no, no. Perfetto. Allora, perché siamo qui oggi? Perché io manco mi ricordo più quanto tempo fa Seretta, avrò detto dove sarà questa cosa, cioè la siamo dimenticata nel frattempo. Circa 2 mesi fa mi ha scritto un'azienda giapponese che fa le famose box con tutti i vari snack, bla bla bla. Ne fanno di vari tipi, vi lascio il link nell'info box. Seretta macigola contro il mobile. Il cigolio non siamo noi, nonostante l'anzianità, ma il mobile dietro che ci sbatte la sedia. E mi hanno chiesto di provare una delle loro box. Io non ho mai fatto video del genere, però mi è sembrata l'occasione unica, irripetibile, di fare un altro video con la C, con la serie C, perché c'è la Simon C e la serie C. Ecco, io sono la Simon C. E quando mi è stato proposto di fare un video mangereccio, io da buona forchetta ho accettato. Sì. Quindi specificamente, e dai! Dai! Perché sì, dovete sapere che, no, dico solo sta cosa e poi vediamo che c'è qua dentro. Non sappiamo nulla di cosa c'è nella box e dopo vi faccio vedere la box e tutto. Che io e Serena praticamente, lo dico sempre, siamo come Totti e Hilary. È l'unica persona in vita mia che ho mai chiamato Amo. Lei è Amo, solo Amo. Lei è Amo nella vita mia. E quindi questi dialoghi che facciamo sono sempre così molto, ma lo sapete, cioè insomma chi ci segue lo sa. Ovviamente il canale di Serena ve lo lascio nel box info, che bello di caffè. Se non la conoscete, perché? Non si sa, cioè è colpa vostra. E un canale leggermente abbandonato. Cioè, quello è vero, magari se la seguite su Instagram è meglio. Un canale dato all'ortiche, però è meglio, vabbè. Ogni tanto torna e quando torna vi sorprende sempre con qualcosa. Diciamo sul concetto poco ma buono. Esatto. Questa filosofia, come filosofia di vita. E se no, Instagram fondamentalmente, Snapchat ogni tanto, quindi insomma, vabbè, se fa quel che si può. Dunque, questa box che è molto carina esteticamente è questa, scusa Serena, che non so se vedete il logo di questa, si chiama Wow Box, ecco scritto qua sotto sempre, comunque vabbè ve lo lascio nel box info. E ma è bellissimo! C'è il fantasmino, c'è sto fantasmino che è il simbolo proprio di questa box e c'è di vari tipi, non vi so specificare molto di più. Allora, qui dentro ci sono delle cose, come vi ho detto, io l'ho solo sballata, ma non so che cosa ci sia dentro, e nemmeno Serena ovviamente. E che cosa ho deciso di fare? Infiliamo a turno la manina dentro la box e tiriamo fuori qualcosa, e vedremo che cosa verrà fuori di tutto ciò. Bambi, noi siamo pronte. Qui davanti c'è di tutto, fazzoletti, salviette, acqua. Acqua, soprattutto. Cioè, aiuta! Vado, Ok, ecco, c'è questa cosa che ci aiuta perché così non wow si vede. Rimane è vero, ecco. Wow. Japan's favorite treats. Che carina! Ve la faccio vedere che è proprio carina. È molto carina esteticamente parlando. Questo è il dentro del coperchio. Carina. È fatto così. Molto carina. Secondo me questa è una di quelle più grandi, però non sono sicurissima. Ecco. Allora, senza guardare, sopra ci stanno quei, come si chiamano questi cosi? Come dite voi italiani? I cuscinetti d'aria, quelli per salvaguardare la roba nelle scatole, ecco, quindi praticamente non si vede. E quindi noi metteremo la mano sotto e tireremo fuori. Siccome tu sei ospite, cominci tu. Parto! Non guarda, no, non guarda. Ah, non devo guardare. No! La guarda in alto, che così spingiamo pure il collo. Guarda in alto. Guarda. Piglia una cosa. Ecco. Che è sta? Sembra una cosa dolce. Ecco, sembra. Allora, madonna, che è un cucchiaino. Allora, questo. Una cosa dolce, sembra. Vi ho detto che è tutto giapponese, questa box è proveniente da Tokyo. È tutto Japan. Infatti, io ho inforcato gli occhiali, ma tanto è la forma della cosa che non. Venga lei! Premium! Premium New. Intanto la marca è Morinaga. E questo fino a qui. Ciao, fama! Marca Morinaga. Ok, vediamo che si presentano così. Sembrano tipo zuccherini. Sì, tipo zuccherini. Vai. Sembrano Mentos.
Sembra. Però non odorano di Mentos. Ok. Un odore dolce. Vabbè. Sembrano caramelle. Un, due, tre. Via, via. Morbide. Ma è una gomma. Ma buone. No. È una gomma, non è una caramella. No, è tipo. Tipo le Mentos. È come una Mentos meno dura all'inizio, ecco, diciamo sì, okay. Così, è già un po' morbido. Si sta cominciando a ridimensionare la cosa. Buono. Buono. Però mi somiglia a qualcosa che ho già mangiato, non so cosa. C'è un po' di latte. Sta menta addosso? No. Qui c'è della menta disegnata, ma... Caramella morbida. Buona. Non si attacca neanche particolarmente ai denti. Alla ora del vostro dentista. La solita mia fissazione con i denti, scusate. È buono. Buono, va. Buono. Questo ci è piaciuto. Buono. Non una cosa esaltante, dico, oh mio Dio, le morrei abbagonate. Buono. Però non mi ha fatto schifo, diciamo. Ok. Direi comincio. E andiamo con la seconda. Vado. Guardare. Io guardo. No, non devi guardare, sennò vedi che altro c'è. Ma questi. Ma questi. Pochi midi. Ma questi mi ispirano assai. No, dai, sono come i Mikado. Così. Però all'interno hanno una cremina al latte. Qui il latte che ritorna. Il latte sarà 12. 12, 4, 3. 12 pezzi. Vuol dire? 12 pezzi. È qua che c'è scritto. Forse è misto, non so se sono, se sono pure questi tartufi con dietro. Ci sono dei mezza specie di tartufo. Non lo so. Però io direi che si presenta bene. Poi okay. Si dovrebbe aprire da qua, suppongo. E c'è scritto. Sì. E c'è scritto. C'è il tratteggio, diciamo. Ah, questi sono proprio monoporzione. Sembrano delle clave. Delle clave. Vilma! Vilma! Ultimamente perché è venuto fuori Vilma? Non lo so se era su Snapchat, sigo qualcuno. Ma forse è germana, chi lo sa? Lo so. Germana. Ciao Germana! Ciao! Vai. Allora, vabbè, ma che sono i biscotti con la sì, cioccolata intorno? Sembrano dei Mikado ripieni. I Mikado. Allora, 3, 2, 1. 2, 3. Eppure questi sono buoni. Li ammollano pure questi. Li ammollano. Buono. Ma cioccolato è fondente, secondo te? No. La latte? Buono. Cioè, la fondente era più buono perché a me piace il cioccolato fondente. Però sì. Sono piccolini, giusti. Sono buoni. La cioccolata non è una presenza così, no. C'è un po' di spessore, insomma. Che poi diciamo queste cose come... Lo potrei riassaggiare? Che no. No, quello che c'è non ha. Mazza che buoni, buoni. Li lascio. Buoni, buoni, buoni. No, questi no. Te li lascio, te li porti tu. Mazza che buoni. E sono che questi. Buoni. Buonissimi. Delicatissimi. E sono mi direbbe De Sica. Al contrario. Delicatissimi. Beh, dai, finora. Io vorrei sapere se qualche crunch di crunch fobico, perché a molta gente da fastidio era molto il crunch. Cercheremo vabbè, di cominciare meno ma possibile. Tanto guarda, c'è sempre qualcuno qui da fastidio. Guarda, guarda. Beh, voglio di. E per vedere se ho levato. Vai. Qui è roba. Ma che è? Questa penso che sia. Ho paura! Sia da bollire. Sia da mettere. No, sono patatine. No, sono patatine. Sì. Patatine sono alla... queste. Che sicuramente riconoscerete. Credo fossero quei. No, sono spaghetti. Patatine, ma al gusto spaghetti. Ah, tipo Fonsis. Vai. Si presentano bene. Sembrano tipo Fonsis. Socio che se non ti lecchi le dita con difficoltà. Quindi. 3, 2, 1, via. Sono buone pure queste. Sono buonissime. Buone. Sanno di sempre formaggio. Assomigliano molto ai Fonsis. Però sono un po' speziati. Sì. Sì, sembra ci sia. È buono. Buono, molto buono. Molto buono. Ne mangio pure un'altra. Ma guarda, non so io. Anche perché non so cosa ci aspetti dopo, quindi. Va bene. Ok.
Anche questo, finora, buono. Noi passiamo dal dolce al salato, così tanto ci porta niente. No, anche come perché abbiamo deciso di fare alla come viene viene. Alla come viene. Allora, a ricopro tutto. Ci stanno ancora diverse cose, così, vedendo così, spizzando al volo. Infila la mano sotto e non guardare. Ma non guarda. Pesca? Non ho pescato io le patatine, sì. Ah, devo fare io. No, ho preso una cosa. Che paura, lì. Ho paura! Al tatto, si è presa male! Ta-da-da-da. Allora, liquidi! Liquidi! Questo! Wow. Allora, cerchiamo di capire cosa c'è da... Una mela... Delle... Il tè alla mela... Honey nuts! Quindi? Al miele di... Nuts sono le noccioline! No, le noccioline ricoperte da miele... Più mela. Dice che penso che si possa bere sia calda che fredda. Hot and cold. Quello l'abbiamo. Cioè, fino a qua, cioè sono le uniche cose scritte in un linguaggio che forse si possa. Però è molto carina la boccetta. Molto. Un bicchiere? Allora, ho preso le cannucce. Sono veramente organizzatissima perché sapevo che forse potevano uscire cose da bere, l'avevo letto e quindi mi sono organizzata. Così facciamo proprio, capito? Come quelli lì al vagabondo. Sì. Adesso apriamo e poi ci vedrete alle prese, speriamo bene. Sì. Che sana. È gassata. Ha fatto psss. Io come sempre odoro. Ho paura. Anche io temo, perché sente molto la nocciolina. Hai sentito mio? Sente molto l'arachide, quindi... Allora... Ma hai bevuto l'arachide, ma c'è sempre una volta verde. Ma di colore preferito? Io prendo la viola che è così appattano. De speranza? Sia buono. Pronta? Pronti. 3, 2, 1. Questa è stata nocciolina. Sì. Non è proprio una cosa schifidus. Però nocciolina, no? Nocciolina. Nocciolina è molto dolce. Nocciolina e mela, sì. Però no, si sente binomio mio che però non è molto... è al massimo. Sarà giapponese come binomio, ma da noi... È bevibile, ma un retrogusto di nocciolina. Ok, però guarda che carino. Diciamo un po' fuori dalla norma. Devo fare una foto su Instagram con questo. E poi dopo, non lo so, proverò a darlo in dono a qualcuno. Come questo. Che è sta roba? Jagabi. Jagabi. Formaggio. Al tatto sembrava quei... quei grissini della Nutella, no? Oppure... Però è salato. Sì. Basimo. Ci sono anche le calorie, eh? Se qualcuno ha problemi di dieta, di cose, qua ci stanno pure le calorie. Famosa marca Calbi. C'è un pupazzino che tiene un fettone di formaggio in mano, quindi deduco che comunque sia questo. Sono un te. No, io vado, apro. Ma so tipo patatine. Ma che è sta roba? Pure queste sembra che... Patatine andate a male. Sì. Sembra che camminino da sole. Sembrano patatine dei tre giorni. Sapete quelle che friggete, no? Poi me le trovate là. Ho molta paura, ci. Pure io. No, sono strane. No, scusate. Le patatine surgelate che dovete ancora friggere. Però questo. No. Ho paura. Uno. Vai prima tu. Due. Ed è. Eppure qua. Allora, non sanno di niente. Infatti. Non sanno di niente. Io prendo un'altra. Non sanno di niente. Sono cattive, ma queste ricordano un po' le freaky fries, le mangiate, quelle della Chipster. No, però no, non mi dicono niente, non sanno di niente però. Allora, ok, Lupente Big Thunder 3. Yeah.
Allora, vabbè, non lo so che è cioccolata. Siamo alla scatola. Ah, forse di cioccolata che vanno a profusione. No, sembra una barretta di cioccolata con dentro. Hai presente il Milka, quello che dentro c'ha le bolle? Ah, le pallette. Sì, ecco, vedete? Sì, questo. Sì. Che? Viene fuori così. Allora, si presenta. Ah, vabbè, no, pensavo. Sembra un waffle? Sì, di cioccolata. Di cioccolata. Sembra anche fondente. E dentro ci sta queste celle che contengono, boh, non si sa, cioccolata, penso sempre. Sì. Boh, vabbè, 3, 2, 1, vai. Sì. Questo è buono. Buono? Sì. Molto? Molto buono. Ammazza. Cioccolata fondente. E dentro però c'è questa cosa che è un po' dolcina, quindi stempera un po' anche per chi buonissimo. Non piace il cioccolato fondente, questo ci piace. Buonissimo. Proprio. Molto buono. Diciamo che finora i dolci sono rivelati migliori dei salati. Mazza, questo è quello buono. E qui Pokemon! C'è Pikachu! Pikachu! Questo mi ricorda mio nipote che adesso ha 18 anni praticamente, ma queste sono caramelle. Allora c'è l'uva. Mi sa che sono tipo gelé a forma di Pikachu. Vero? Dal tatto sembrano gommose. Io ho già detto a mia sorella che tutte queste gelé che dovessero uscire, chiedo a lei. A me non piacciono tanto le caramelle, a meno che non ne vuoi due. No, no, no. Però noi siamo più da cose, capito? La gomma arabica, non andiamo molto d'accordo. Che invece a mia sorella sono sempre giunte, quindi. Non mangio troppe gelatine, mi fa fastidio lo stomaco. Mi ha sempre mal di stomaco quando mangio. Quando fa, però che ho fatto scorpacciate di orsetti gommosi, quelle cose là. Quello sono. Sembrano proprio gli orsetti gommosi. Oddio che odore! Mamma mia! Questo già lo so che non mi piace, raga, ve lo dico. È fatta a forma di Pikachu, così. A me è toccata la zampa. Ecco, sta mangiando un piede. Te mangi parti di Pikachu. Vabbè, Pikachu però lo devi proprio andare a interpretare perché pare un coniglio. Cioè, non è che. Vabbè, ci fa. Forza. 3, vai. 2, 1. No, raga, che schifo, scusate, la devo scusare. Sale saponetta. Scusate. Sale saponetta. Mamma mia! No, queste non le do manco a mia sorella. Dio santo, questa è veramente la cosa più ciofecosa che abbiamo. Bagno schiuma. Che schifo. Mamma mia. Bagno schiuma puro. L'ho tenuto 8 secondi. Tizia, muli brand. Questo è intero. Quindi. Mi ha mandato giù perché. Sta una cosa gelé. Prendo io. Mi ha mandato giù. Ma è mandato. Io c'ho ancora la sensazione di saponetta in bocca 8 secondi, ma nemmeno 3 secondi l'avrò ottenuto. Che devo prendere io? Dolci. Questo è il primo dolce che non ci garba. E che è sta roba? Mm. So solo che senza zucchero. E vabbè, la già ci piace, insomma, andiamo bene. Ok, sugarless. E ci saranno. Ah, ma che so? Mentine, perché è rigida la confezione. Mentine? Boh, non lo so. Sì, comunque, perché l'ho messa al contrario? Vabbè, tanto capirai, avrete letto sicuramente, no? Comunque questo. Ho paura. Madonna. Mi piace tutto. Cioè, proprio monoporzione. Ah, ok, sono tipo frisk. Fatti vedere tu. Vabbè, vediamo se riesco, non vi assicuro niente. 3, 2, 1. Scusate, io non ce la faccio. È già andata. No. Vabbè, io questo. A me fanno schifo tutte le cose caramellose alla fragola, quindi. No, a me già mi piacciono. Vabbè, la fragola. Questa è piccola ma potente, perché si sentiva proprio. Mentos, tipo no, tic tac la fragola. Prendi una cosa buona, te prego, ti prego, ti prego, ti prego, se prendi una cosa buona. No! Gelatine! Ma stavolta ricoperti di zucchero, quindi andiamo proprio sulle gelatine. Queste potrebbero essere vai iniziare, forse. Sempre che non sappiano di saponetta. Gelé all'arancia. Ah, però sono ancora in bocca, ma sono cuoricini. Ma tu sei ancora masticando. Fine, fine, fine. Cioè,
era un micron quella caramella. Però adesso che l'ho masticata, è implosa la fragola. Meno male che ogni dove, quindi. Meno male che l'ho sputata. Non so se riuscirò a sentire l'arancia di questa caramellina a forma di cuore. Tutte e due, bravo, sì. Forma di cuore. Ok, tre. Vuoi un po' d'acqua? Mi ho lasciato interdetta. No, no, vabbè, dai, andiamo. Ce la posso fare. Vabbè, 3, 2, 1. Gelé. Gelé. Però io, a me non piace sto zucchero frizzante che mettono sopra la polverina frizzante. Cioè, non è buttata giù, giuro. Perché è scivolata praticamente. Però a me non piace. Mi piace. Non sono amante delle polverine frizzolose che le in bocca non c'è. No. Mi stanno uscire le lacrime dagli occhi. Lo so, perché è molto. No. Poi non mi piaceva, quindi capirai. Cioè, te è frizzante più l'arancia che è acida. È un po' aspretta come, diciamo, come base del gelé, e poi c'è questa cosa frizzante e zuccherosa. Ok, vai, basta. Ma quanto roba c'è ancora? È l'ultimo, sì. Oh, no, non è l'ultimo. Vabbè, ormai l'ho visto. Madonna, ancora gelé. No, senti, fammi una cosa. Vai, mangiamo prima questa. Sì. E così lo teniamo per ultimo, che poi sembrano simili ai primi che abbiamo mangiato. Boh. No, non lo so che cosa sono. Caramelle al limone. Sì. Qui imperano gli agrumi. Ma che cos'è? Ma una gomma questa? Questa mi sa che è una gomma. Che ansia. Ma una gomma, sì. 3, 2, 1, via. Gomma. È una gomma. Una gomma. È una gomma. Sì. È la meno peggio, però. Un gomma al limone. Questa forse era meglio stata l'ultimo, si ci sciacquava un po'. Sì. Io ho avuto paura. Ci faceva un po' da sorbetto. Non è male perché non sa. Cioè. Il gusto non è malaccio. Mi sono passate altre cose. Ultimo pezzo! Yeah! La sagra del Mikado! Sempre pochi. 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 Pochi ma buono. Pochi. Pochi chocolate. Loro. Questi qua. Sembrano molto simili ai primi che abbiamo preso, sì, però i primi ripieni erano un po', questi, sì. questi devo dire, no, anche qua questi pacchettini devo dire erano proprio buoni, sono pacchettini più grandi ma mi sembrano la stessa cosa. Allora le Mikado, vale. Saranno ripieni, guarda. Questi saranno ripieni o c'è solo un, non lo so. Devo dire che però sono più a differenza dei Mikado, che ci mettono veramente uno sputo di cioccolato sopra, questi sono belli cicciotti, cioè nel senso sono belli. Io stavo già assaggiando. Ma tre, due, uno, uno. Yeah. Buoni. Invece no, nel senso che è il bastoncino che è enorme dentro. Che però, sono tattiche di marketing. Fa sembrare che c'è un botto di cioccolato. All'interno c'è il bastoncino enorme, però è buono. Però è buono. Buono. E sono stati pure bravi perché sotto il bastoncino l'hanno fatto fino fino. Così sembra che il bastoncino è fino. Poi io sono andato, tipo clava. Cosa al cioccolato erano buone, devo dire. Tutto quello. Cioè, che la cioccolata c'ha un buon sapore, non sembra, sì, non hanno. Cioè, è buono. Quindi sia questi che quelli. Ma questi due troppo simili. Cioè, perché mettere in una box due di questi? Però. Cioè, sta marca farà pure qualcos'altro, farà questi in tutti i formati del mondo. Specializzanti in clave. Le caramelle, per carità di Dio! Le caramelle no? Assolutamente no. È una delle cose più. I bevande direi no. Mamma mia. Aiuto, aiuto! No, che altro c'è? No, questo pure, la saponetta qua. La saponetta. Mamma mia! Cioè, queste forse sono. Forse nella vasca da bagno. Mamma mia! Frizzeranno! Metti su un piattino, ti profumano tutto l'ambiente. No, ma che sei matta? Questo mi sento male. Ma è proprio bagno schiuma. Ecco, queste proprio no. Come pure queste, proprio no. Le ho chiuse, sì, se no mi casca tutto. Queste. Invece la cioccolata è buona. Questa anche era molto buona. Mi Fonsis, so Fonsis. Questi. Vabbè. Questa esperienza è stata fatta unicamente per avere la possibilità di rifare un video insieme. Che tante ce l'avete chiesto. E io, se vado indietro nel tempo,
Ma quanto tempo è che non facciamo un video insieme? Non abbiamo mai molto tempo perché ci vediamo sempre incastrando 3000 cose con i minuti contati. Ci piacerebbe, ma purtroppo non è semplice. Anche oggi per organizzarci è stato un incastro di 3000 cose, quindi è anche questo. Però ecco, come mi hanno dato questa possibilità, ho detto no, il video con Sere, vai! Sì, ho sentito che c'era cosa da mangiare. Via, lo dico a fare. Via, te lo dico a fare. Va. E quindi niente, in definitiva, cioè se vi dovessi dire, a me non mi entusiasma questa box, non se la prenda, wow box, non so le altre perché ne fanno di altre tipologie, però questa mi è sembrata un po' ripetitiva e poi a mio gusto personale c'erano poche, le cose cioccolatose mi sono piaciute, le altre anche no, il salato, no, non ci è piaciuto. E quindi nulla, cara Sere. Grazie per avermi offerto questo pranzo. Questo grazie. Pranzo del sabato è un sabato in cui registriamo. Abbiamo praticamente pranzato insieme, quindi. Sì, beh, guarda che roba che ti ho offerto, cioè voglio dire. Picnic. Sì. Adesso qualcosa te la porti, però della cioccolata, sì, anche perché se. Claro. Sì, ma ti porti proprio tutto il coso là. E detto questo, adesso spartiamo questi beni, darò tutte le caramelle a Serena che non vede l'ora di portarsele via, soprattutto i Pikachu. E vi saluto, vi abbraccio e vi bacio e noi ci vediamo al prossimo video, senza Sere purtroppo, però cerchiamo di farne un altro presto insieme, dai, sì, ci possiamo provare. Ciao!